Le principali sfide che le aziende e le organizzazioni di oggi si trovano ad affrontare nel gestire i talenti e le persone sono, direi, quattro. La prima riguarda un grandissimo cambio di valori e di priorità che vediamo soprattutto nelle nuove generazioni. Questo viene da tutto il trend ESG e richiede alle aziende ovviamente di ripensare ciò che offrono proprio in termini di valore. La seconda cosa, la seconda grande trasformazione è quello dovuto alla tecnologia e quindi a tutta la velocizzazione, semplificazione di tutta una serie di processi. Terzo grande elemento deriva dal contesto macroeconomico attuale, che è fortemente volatile, in grandissimo cambiamento, grande incertezza, e quindi questo richiede una serie di capability e competenze per essere in grado di affrontare questo contesto di incertezza. E l'ultimo tema sono ovviamente gli impatti della pandemia, perché la pandemia è finita, ma ne vediamo ancora degli effetti che sono diventati ormai strutturali per tutto ciò che riguarda il lavoro da remoto, le modalità di collaborazioni virtuali e ibride e quindi di fatto il day by day del dipendente. Innanzitutto credo che il principio fondamentale della nuova People Strategy deve essere proprio quello di rimettere le persone al centro dei processi e di tutto ciò che chiamiamo l'employee journey. Quindi è importante nel rivedere i processi e nell'introdurre le tecnologie pensare che poi è la persona a doverne beneficiare in primis, e questo è il primo punto. Il secondo punto è ovviamente proporre una value proposition che deve essere un po' più ampia per il dipendente e non offrire solo l'opportunità di fare carriera e di creare valore, ma anche farlo all'interno di un contesto che abbia una sorta di responsabilità sociale per il territorio e su tutta una serie di altri aspetti, l'ambiente per esempio, perché questo è ricercato e voluto. Terzo elemento della strategia è ovviamente proporre dei processi e degli strumenti per favorire queste nuove modalità di lavoro, ibride, virtuali, remote, molto più veloci e rapide, collaborative, agili, quindi tutta una serie di strumenti e anche di spazi molto spesso che possano permettere questa cosa qua. E poi infine direi ovviamente assicurare sempre molta diversità e inclusione, perché questo genera loyalty all'interno della forza lavoro e dei dipendenti, e la loyalty, come si sa, richiede minori costi per essere gestita, ma soprattutto genera maggior valore.